Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscita ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi. Noi abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo denaro e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. La prima lettura, ecco, ci mette in una dimensione che rispecchia molto quella che è la nostra situazione attuale. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via, l'uomo inigua i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Ecco, questa è una lettura che ci apre una dimensione, una prospettiva, per farci comprendere quello che è il tempo che stiamo vivendo. Tempo addietro tutti dicevamo: passerà, andrà tutto bene, e siamo convinti che andrà tutto bene, non è che andrà male, ma quando? Questo è un po' quello che è l'incognita, che ci sorprende. Quando andrà tutto bene? Pensavamo che con luglio, con il calo
anche delle epidemie, eravamo arrivati quasi a quota zero, se non sbaglio, no? E invece adesso ci troviamo nuovamente con dei numeri che ci lasciano, diciamo, perplessi ma preoccupati, perché diciamo, allora non è passato ancora. Non è passato ancora. Che cosa deve passare? Il problema, vedete, è nostro, è dell'uomo, non è né della natura né della società, è nostro. Che cosa deve passare? E qui io mi rifaccio sempre all'espressione del Papa: è un'epoca che cambia, un'epoca. L'epoca siamo noi, tutto, cambierà tutto, perché fin quando non cambia questo, non passa, non passa. Noi amiamo vedere le cose passare, come era il cadavere del mio nemico davanti ai miei occhi, Noi abbiamo questa cultura. Dobbiamo passare noi. Entrare in una dimensione completamente nuova. Quale? Possiamo seguire quelli che sono i saggi del mondo, seguire quelli che sono i nuovi profeti di sventura, oppure possiamo partire da quella che è la sapienza che viene dalla parola di Dio. E vedete allora la prima lettura come è attuale, no? Come è attuale? Cercate Dio fin quanto lo potete trovare. Perché in Lui è la salvezza, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Questo passaggio, vedete, che comporta un passaggio anche di mentalità, comporta un passaggio di relazione, di atteggiamento, di comportamento. Noi non possiamo continuare a distruggere la madre terra. Non possiamo, quando il Papa nel discorso, nella catechesi di mercoledì, ci ha invitato con forza, no? Ad avere cura della casa comune, che è la nostra terra, no? Ad avere attenzione, amministrare bene, ecco, quelle che il Signore ci ha affidato. Siamo solamente preoccupati di difenderci. C'è qualcosa questo, vedete? C'è qualcosa. Ieri sera sentivo proprio un vociare qui fuori la piazza. Mi affacciai al balconcino, bella, c'era un'aria fresca, dopo la giornata di caldo, ma c'era tanta gente, giovani ragazzi, che non hanno cura, non custodiscono il bene. Mettere la mascherina è una cosa brutta, è brutto in tutti i sensi, le maschere, le bende, non sono maschere. Sono bene, noi le chiamiamo le mascherine di carnevale, sono bene, le mettevano i banditi, non è bello, ma è necessario in questo tempo, è necessario, perché? Perché dobbiamo avere cura degli altri, non cura di noi, dobbiamo avere cura di noi, non dobbiamo indossare la mascherina, così mi proteggo e io sto bene, no, sono io che non devo diventare veicolo di male per gli altri. E questo è il cambiamento, che fino adesso tutta la mentalità è partire da me e fermarsi a me, devo pensare a me, se vanno bene le mie cose va bene tutto. No, è il cambiamento di mentalità, un cambiamento di epoca, comporta questo cambiamento di mentalità, di guardare le cose con occhi veramente nuovo e completamente nuovo. Così, con questo atteggiamento, possiamo anche ascoltare questa pagina del Vangelo, che si rilega anche un po' a quella di domenica scorsa. Si parla sempre, ecco, di lavoro, di economie, di soldi, no? Di debiti, di prestito. Stiamo in questo discorso. Perché vi voglio anche aprire gli occhi, la vera pandemia, che sarà devastante, è sul livello economico, perché noi siamo terribilmente ingannati da un'economia che è insostenibile, un'economia che fa arricchire i poveri,
pochi e distrugge la massa riducendo allo stato di povertà, non è un'economia che può reggere, non può reggere. Ma poiché alla base delle economie ci sono le grandi multinazionali, no? Le corporation, sono le grandi assicurazioni, ci sono i grandi potenti, i quali più hanno e più vogliono avere, è chiaro che non cambierà niente. Ma ci saranno, ecco, i morti, ci sarà veramente lo sterminio se non cambia niente. La parola di Dio esprime un pensiero, un modo di vedere la realtà che, come ci diceva la prima lettura Isaia, non sono i vostri pensieri. Cercate Dio fin quando lo potete trovare. Questo è il cambiamento. Vedete? Ma vediamo un po' che il Signore che cosa ci suggerisce. E allora troviamo, ecco, questa parabola, questa immagine. Ecco, c'è il padrone di casa, quindi già si parla di casa. Oikodespotes, no? In greco, è il padrone di casa. Non dice il padrone latifondista, terriero, padrone di casa, perché nella casa si vive, si convive, si sta insieme. C'è allora questa figura che è molto importante. Custodiamo la casa comune, no? Dice il Papa, questo è il termine tecnico della Laudato Si, abbiamo cura della casa comune, perché c'è un padrone in questa casa, c'è qualcuno che ha fatto tutto questo e l'ha fatto per noi. E allora, se questo padrone di casa vuole l'abitazione, ha anche una casa bella, tiene un bel giardino, no? La chiamiamo una bella villa. Scusate, uno che si può permettere tutto, e c'è anche una vigna. La vigna, vedete, già la parola vigna nella tradizione biblica sta ad indicare una relazione, un'alleanza, sta ad indicare ecco, anche la presenza del trascendente di Dio nella storia dell'uomo. Quando mandò, diciamo, anche Mosè mandò avanti, no? Alcuni per vedere le terre, tornarono e portarono l'uva. Portarono l'uva per dire: è una terra fertilissima, no? C'è l'uva buona e abbondante. Quindi c'è il vino è l'alleanza, è veramente la terra promessa. Quindi la vigna non è il pezzetto di terreno del padrone che vuole mandare gli operai, i vignaioli a lavorare, perché lui ci deve guadagnare, no? È il luogo dell'alleanza. E qui capiamo perché questo padrone, no? Questo padrone che, se vuole ottenere un'economia di profitto, no? Vuole ottenere l'utile, non fa quello che fa questo padrone. Va alla prima ora, anzi, va prima della prima ora, no? Per raccogliere manovalanza e mandarla a lavorare, non lasciando la giornata. Quando tramonta il sole, andando anche oltre, no? Face sfruttando ancora di più. Che questa è la logica del profitto. La logica del profitto sviluppa lo sfruttamento, perché nessuno si accontenta di quello che guadagna. Chi di noi vuole essere pagato per quello che fa? Chi di noi? Nessuno vuole sempre di più, perché quello che faccio io è sempre meglio di quello che fanno gli altri. È più importante, vale di più, perciò ne voglio di più. Capite come ragioniamo? Se invece, ecco, entriamo in una dimensione diversa, dove non c'è questa dialettica tra il datore di lavoro e l'operaio, ma c'è una intesa, un'intesa. Se noi qua abbiamo un lavoro che è utile per te, che ci impieghi il capitale, e per me che ci impieghi il lavoro, va custodito. Ma questo dite, ma quella che è l'appartenenza. Il Papa ci ha aperto, vedete, venerdì santo, un venerdì della pandemia, se vi ricordate, ci ha aperto una prospettiva straordinaria. Possiamo dire, non possiamo uscire fuori. Parlò della tempesta sedata e disse: noi sulla barca ci stiamo tutti, o ci salviamo tutti, o affondiamo tutti. Questa dimensione della comprensione, no, di tutti, è costitutiva e fondamentale.
Questa pandemia che non ha risparmiato nessuno, vedete i paesi ricchi e i paesi poveri, anzi più i ricchi sono stati attaccati subito, no? Non sta risparmiando nessuno, ci fa capire che stiamo tutti sulla stessa barca. Questo concetto di stare tutti sulla stessa è fondamentale, perché dobbiamo capire che o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Qui vedete si accorciano le forbici, si uniscono, non se si separa, si uniscono. Perché? Perché siamo tutti la stessa cosa e tutti dobbiamo, ecco, vi dicevo prima, la mascherina, io non la metto per proteggermi, la metto per proteggerti, per cui non avere paura di fare un'opera, ecco, di attenzione verso l'altro. Qualcuno mi dice, mamma mia, perché ti metti mascheri? Hai paura che io ti invetti? No, tengo paura che io ti invetto, perché non lo so se io sono sano o meno. Avere questa attenzione è, io dico, è fondamentale, è molto importante. Ma ritorniamo alla vigna. Quest'uomo, questo sia questo padrone di casa, va in piazza in mezzo alla strada. E questa della strada è fondamentale, perché è lo stile del cristiano, dell'uomo. Noi stiamo sentendo tante di quelle parole, no? Contro l'immigrazione, e anche persone che non immaginate, ecco, cominciano a parlare contro gli immigrati. Noi dobbiamo parlare contro noi stessi. Voi sapete che il termine più comune, no, dei cristiani sono i parrocchiani, è vero? Significa migrante, parroichia significa migrazione, tenda, quasi casa, stiamo per andare, noi siamo tutti migranti, il cristiano è un parroicos, è un migrante, per cui stiamo sulla stessa barca, quelle stanno affondando, no? Noi pensiamo di stare sulla terra ferma, noi stiamo affondando, no? Stiamo affondando, peggio. Allora, se siamo sulla stessa barca, ci dobbiamo aiutare. Ci dobbiamo aiutare. Perché? E qui vedete l'opera di questo padrone di casa. Vuole che tutti entriamo nella vigna. La vigna è uno dei termini che rappresenta la Chiesa, come la barca rappresenta la Chiesa. Vuole che tutti entrano in questa vigna. Vanno appena all'alba, no? Appena comincia il giorno, perché da volte il sole contava, no? La luce del sole, vedete, era fondamentale, perché distinguevi il giorno dalla notte, no? Quando non c'era, la luce era notte. Oggi, a mezzanotte, all'uno, con le luci che teniamo, pare mezzogiorno. E la vita, no? L'abbiamo spostata noi verso la notte. Noi di buon mattino, appena sorge, ecco, l'alba, di buon'ora va lì, e chi trovi in piazza, che stanno lì, aspetta, come, diciamo, i migranti, come quante volte abbiamo visto queste immagini dei caporali, no? Anche nei nostri territori, dove vanno a prendere, no? Questa manovalanza, sfruttandola logicamente. Qui invece c'è un padrone di casa che è preoccupato di non lasciare fuori questi nostri fratelli e li manda allora, pattuendo anche. Vedete che cosa assurdo, no? Non solo li fa entrare nella sua vigna, ma stabilisce anche quello che è, secondo la legge, il giusto, il denaro. Il denaro è il prezzo del lavoro di una giornata, questa è, ecco, la giornata intera. Per cui la giornata significa il giorno, da quando spunta il sole a quando tramonta il sole. Questo è un po' la giornata. E li manda alla prima ora e pattuisce con loro anche la retribuzione del, diciamo, della giornata. C'è un'espressione napoletana che io sentivo dire sempre, no? Anche dai papà di famiglia, ci vanno il pipo, esco, pipo. Ma già guadagnà a giornata, capito? Devo guadagnare, cioè la giornata è il frutto di un lavoro che serve per vivere. Il denaro era la moneta che rappresentava la giornata di lavoro, questo era il denaro. E pattuisce, appunto, non può pattuire diversamente, io ti pago la giornata, diciamo noi. Poi esce dopo 3 ore, dopo 6 ore, dopo 9 ore, trova sempre gente in mezzo a sta piazza, perché
i migranti non finiscono. Se siamo tutti migranti, tutti, non finiscono facilmente. Arriva persino un'ora prima che si chiude, dice a me che tramonta il sole. Arriva l'ultima ora e trova ancora gente, dice, ma come mai non siete entrati ancora? Dice, ma che nessuno ci ha fatto entrare. Ci andate anche voi dentro, andate nella vigna, andate a lavorare. Alla conclusione, perché alla fine della giornata si mangia, si prepara da mangiare, si mangia, e allora qui il padrone di casa dà il necessario per mangiare, cioè dà quanto serve per vivere ogni giorno, il guadagno di una giornata. E dice al fattore, comincia a pagare gli ultimi, perché anche gli ultimi hanno bisogno, ecco, di mangiare, o no? Per cui gli dà anche il denaro. E qui entra, ecco, qualcosa di particolare nel cuore dei primi. Ciao, saluto. Se questo qua, no? Ha dato una giornata che ha fatto un'ora. Noi che abbiamo fatto 12 ore, questo c'era come minimo, ci darà 12 giornate. Adesso capiamo anche di più, no? In questi termini. Ma perché se tu lavori una giornata vuoi guadagnare per 12 giorni? Perché? È giusto? Si diventa così gretti, no? Si perde la testa. Per cui quando arriva anche la paga per loro e riceveranno la giornata, perché hanno bisogno di vivere, cioè la giornata, guadagnai giornata, significa io vivo, ho bisogno per vivere di quello e Dio gli dà, ci dà quello di cui abbiamo bisogno per vivere, noi siamo avidi. Ma non perché vogliamo di più per noi, perché guardiamo gli altri. Siamo invidiosi. Vedete, nella nostra cultura c'è un qualcosa che fa riferimento agli occhi. Un'altra espressione che si dice qui, gli occhi soppalli scuppette. La scuppetta sarebbe il fucile, no? Ammazzano. L'occhio è in greco, no? Qui non dice perché sono invidiosi, perché il tuo occhio è maligno, e malevole, il tuo occhio, perché Dio ti ha creato con un cuore buono, ma il tuo occhio, che non vede secondo la luce, vede malamente, ecco, allora diventa maligno, giudicando, mormorando contro colui che l'ha accolto in casa, nella vigna, colui che gli ha dato una stabilità, una sicurezza, colui che gli dà il vivere, mormorano contro costoro. E il padrone, ancora una volta, cerca di farli ragionare. Vedete, questo è l'atteggiamento che viene sempre fuori dal nostro Dio. Non facilmente condanna le persone, cerca sempre di recuperare. Quando poi tu non vuoi capire, non vuoi, e allora li lascia andare. Dice, perché ti lamenti? Perché ti lamenti? Non ho pattuito con te la giornata? E allora? Non hai lavorato la giornata? E allora? Perché vuoi essere geloso, invidioso, se io voglio dare la giornata? Perché anche quella ha bisogno di vivere. Anche gli altri hanno bisogno di vivere. Perché tu vuoi essere invidioso? Prenditi il... Quando hai stabilito, prendi il tuo denaro e vattene. Guardate, in quella parola vattene, vi ricordate in greco qual è la parola? You pagè, è un imperativo. Gesù l'aveva detto vicino a Pietro, quando Pietro contestò l'annuncio della, diciamo, della passione, della morte. Dice, no, signore, non dire questa cosa. E qui ci sta, vattene via, Satana, c'è colui che divide, cioè tu non solo, tu non sei degno, mettiti dietro, cerchi di fare il discepolo, non fare altre cose. Cioè questo iupa che è veramente, cioè, è terribile, è un imperativo forte che ci allontana
ecco, dei pensieri di Dio. Allora, tutto questo, al di là delle applicazioni moralistiche che vogliamo fare, invidioso, non invidioso, è che noi dobbiamo cominciare a vedere questa situazione, ecco, con i pensieri di Dio, con gli occhi di Dio, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che dà da vivere. Tu a chi lavora 12 ore, a chi lavora un'ora solamente, perché per questo padrone di casa non è interessante il profitto. È qui che dobbiamo cambiare. Noi abbiamo una società strutturalmente condizionata da questa logica del profitto. E il profitto non è il giusto che tu ti prendi per quello che fai, no? Perché noi siamo un poco furbi. Io dico sempre, noi facciamo un passaggio, dal profitto all'approfittare. Quando io lavoro un giorno e voglio 12 giorni lavorativi, che faccio? Riceve il profitto e la giusta mercede? O approfitto? Approfitto. La nostra cultura è questa. Come facciamo noi a vivere in questo contesto? A vivere in questo contesto? Mantenendoci con questa cultura che ormai ha pervaso un poco tutti i gangli vitali della società, di ogni gruppo, della chiesa, delle famiglie, cioè questo tipo di mentalità è entrata dappertutto. Come fai? Come il virus, è entrata dappertutto e ci sta uccidendo. Se noi non cambiamo prospettiva, se non cominciamo a vivere, e io sto dicendo un poco di tempo a questa parte, non privandoci, quando il Signore e anche la terra, vedete, voi mettete un seme, esce una spiga, un seme è uno solo, un chicco di grano, esce una spiga, sono meno 10 chicchi di grano, forse non abbiamo per vivere 3, non abbiamo bisogno di 10, ci dà sempre di più, sempre, non abbiamo bisogno, ecco, di avere chissà, però se nel mio cuore, il mio cuore è avido, è quello che tengo, ho paura, mi manca, questo è il vero dramma, questa è la dipendenza dal peccato. Perciò noi abbiamo bisogno, ecco, di affrontare anche questa situazione con una prospettiva completamente diversa. Cercate il Signore, si fa trovare, perché il Signore viene, perché il Signore sta con noi. Il Signore non ci condanna, noi siamo veramente liberati dalle forme del peccato. Questa vita, questa paura che ci fa schiavi e figli del diavolo, la dobbiamo vincere in un modo più semplice. Come faccio a vincere la paternità del diavolo in me che genera paura? Scoprendo la paternità di Dio. Dio è mio padre. Allora qui vedete, questo è il vero cambiamento. Da una società, da una cultura, da una filosofia, da un'economia di profitto, di interesse, di avidità, di guadagno e di utile, passiamo ad una mentalità, il Papa ce lo sta dicendo in tutti i modi, di comunione, di condivisione. Ma per arrivare alla comunione, alla condivisione, dobbiamo entrare in una dimensione di essenzialità. Che cos'è veramente utile oggi alla mia vita? Questo dobbiamo fare. Il vero cambiamento sta in questa mente. Ed educare. Loro sono le sue, c'è la scuola deve educare. Vedete che la scuola non può fare scuola. Non può fare scuola. Vedete quante scuole che si apriranno e poi devono chiudere. Perché non c'è accortezza e che difesa, no? Ma come si può fare tutto il tempo che si passa per organizzare la giornata di scuola? È mezza giornata, capite? Si farà meno scuola. Che cosa possono che cosa noi possiamo trasmettere ai figli oggi perché stiano bene domani? Noi la conserviamo, ecco, custodiamo il creato non per noi ma per quelle che vengono dopo. Perché noi l'abbiamo manipolato, noi l'abbiamo violentato, noi l'abbiamo distrutto. E come dice un proverbio spagnolo, dice il Papa, no? Dio perdona sempre. Noi perdoniamo ogni tanto, qualche volta, la natura
non perdona mai. Capite? Allora è serio questo discorso. Serio questo discorso. Cominciamo a guardare la nostra vita. Viviamo sempre con un desiderio di altro. Viviamo con quella che abbiamo. Viviamo. Abbiamo riempito tutta la nostra vita di immondizie. Ce lo scarta, sapete perché? Sapete perché? Perché noi vogliamo consumare quelle che non riusciamo a consumare. Non ce la facciamo a consumare quelle che dobbiamo. Perciò è un'economia che non può reggere. Non può, fin quando ci sono popoli affamati e io produco e vendo a caro prezzo quelle che tengo, no? Questa economia regge. Ma quando questo coronavirus tocca tutti quanti e stiamo tutti sulla stessa barca, non regge più. E non ci vogliamo rendere conto. Vedete, non è le grandi multinazionali, no, chi orienta quella che è l'economia è l'acquirente. L'acquirente sono io, sei tu. Perciò dobbiamo fare delle scelte serie. Scelte serie, non salvaguardando questo aspetto o quell'altro, scelte di essenziale, perché non possiamo continuare a sfruttare la natura che ti può bastare 10 e noi vogliamo a forza 150. Proprio producendo cose che capite? E questa mentalità dobbiamo acquisire in questo tempo. Cominciare ad avere, io parlo di me per primo, perché pure io sono figlio di quest'era di consumismo. Non è che so io appartenga ai fiori, ci stavano tempo dietro, no? Io faccio parte di questo. Parla di me, parla delle suore, che pure loro hanno questa mentalità, perché noi abbiamo respirato questa, la Chiesa si è nutrita di questa mentalità. Poi abbiamo fatto le funzioni, facciamo i nostri esorcismi, pensiamo che tutto sia giusto. No, è proprio cambiamento di mentalità. Di me nei confronti di me stesso per poter proteggere gli altri. Vedi i figli, no? Vedi i ragazzi. Veramente trasmettiamo questo. Perché questo, dice il Papa, è l'unico passaggio serio che possiamo fare. E allora sì, sì, che noi vediamo questo padrone di casa come qualcuno che ci vuole bene, non qualcuno che dice, upa, che vai via, vai via. Ma vedremo questo volto se noi siamo disponibili. Credo in un